Il ponte sullo stretto non appare come un sogno, almeno non per la corrente NCD di Area Popolare, pronta ad illustrare oggi pomeriggio nella sala stampa di Montecitorio un progetto di legge dal titolo Disposizioni per accelerare la realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente. Il ministro Graziano Del Rio aveva annebbiato un po' la vista della cittadinanza peloritana, garantendo la fattibilità della mega opera, seguito anche da Gianluca Galletti, ministro dell'Ambiente. Si schierano con un'unica proposta concreta e papabile Angelino Alfano, Maurizio Lupi e l'unico messinese vicepresidente della Commissione Trasporti alla Camera, Vincenzo Garofalo, che non svela in questa fase dove si andrà a pescare per i finanziamenti. Ma guarda, i sviluppi ovviamente li preciseremo durante la conferenza stampa insieme al presidente del partito Alfano e al capogruppo Lupi. Siamo sostanzialmente, ci sembrava necessario rimettere in pista la questione ponte perché, come lei ben sa, da quando è stata messa in individuazione lo stretto di Messina ed è stato accantonato il processo del ponte, devo dire in maniera frettolosa, non c'è stata una segnale differente che potesse dare al Mezzogiorno d'Italia una diversa soluzione di un problema atavico per il quale in oltre 50 anni sono stati fatti studi, ricerche, progetti che non possiamo permetterci di mandare a monte. Abbiamo ritenuto necessario come gruppo politico di affrontare la questione, l'abbiamo annunciato nel settembre scorso, e abbiamo fatto riunioni con tecnici, con professionisti, con tutti coloro i quali ci hanno convinto che la bontà del progetto era già stata manifestata nel percorso che aveva sostenuto e che era responsabile per una classe politica interrogarsi sulla fattibilità o meno attuale di quest'opera. Con questa proposta andiamo nella direzione di rimettere al centro dell'attenzione della politica una infrastruttura importante per l'Italia, mi sento di dire, e in particolar modo per il Mezzogiorno.